Acquarelli cubani rappresenta senz'altro una tra le più famose pagine del repertorio fisarmonicistico. Luciano Fancelli, con questa sua composizione, ha raggiunto un linguaggio espressivo di grandissimo pregio. Il brano è ricco di particolari e notevoli effetti di ambientazione esotica. Notevole è il risultato che Fancelli ottiene in alcuni passi con le particolari finezze espressive della mano destra. Dieci chilometri al finestrino fu composto da Fancelli intorno agli anni 50 e nonostante le difficoltà che comportava entrò rapidamente nel repertorio concertistico fisarmonicistico divenendone ben presto una pagina fondamentale. Le straordinarie doti di esecutore sono qui evidenziate in tutta la loro modernità e freschezza. Thank you.
Ciri ci propone un Fancelli nostalgico. Il brano, nella sua garbata semplicità, esalta la straordinaria sensibilità e le doti interpretative dell'artista. Cartoni animati e Un giorno a Tolosa sono eseguiti da Oreste Turrini, uno dei professionisti italiani più affermati nel settore jazzistico e della musica moderna in generale. Il primo brano, nella sua vivacità e freschezza, sembra accompagnare veramente le immagini di un cartone animato. Con Un giorno a Tolosa, l'ultimo brano che qui proponiamo, abbiamo la possibilità di sentire ancora una volta come tutto per Fancelli possa tramutarsi in musica, in una musica che lascia trasparire la grande sensibilità dell'artista e la sua straordinaria attualità. Thank you.